Questo è come appare il comune stamattina a causa di un incendio che è scoppiato stanotte, appiccato da alcuni balordi che hanno cercato di fare un furto nelle sedi della Polizia Municipale. Vi dico solo che il comune è per metà devastato, quindi non più recuperato. Gli altri ambienti invece stiamo cercando di capire, di monitorare, per capire come ci dobbiamo comportare nei prossimi giorni. Vi dico che è una situazione che è ovviamente disastrosa per il nostro paese, perché abbiamo tutti i computer, tutti gli uffici adesso bloccati, i server sono andati completamente bruciati, avremo quindi rallentamenti in tutte quelle che sono le procedure di questi giorni dell'emergenza coronavirus, quindi potete immaginare la difficoltà del momento. Quindi tutto quello che già stamattina avevamo un appuntamento con gli amici della Protezione Civile e dei Servizi Sociali per verificare il piano di aiuti alle famiglie bisognose. Stiamo veramente in una situazione difficile, non ci voleva, ma questi balordi, per quello che posso dire, dico vergognatevi, perché in questo momento veramente bisogna mettere anche mano alla coscienza e pensare a quello che si fa. Ai cittadini dico di avere pazienza, di starci vicino, cerchiamo di essere uniti più che mai, perché adesso veramente il momento è ancora più difficile e richiede veramente una grande forza. Ovviamente ci rialzeremo. Un ringraziamento a tutti i cittadini che mi stanno chiamando, alle parrocchie che mi hanno mandato i loro messaggi, a tutte le associazioni che mi stanno mandando i loro segni d'affetto, i loro messaggi di affetto. Grazie a tutti, forza.